Cristiano Vignali per la notizia.net in compagnia di Francesco Elia De Petris, segretario cittadino di Chieti di Forza Nuova. Ieri 25 marzo avete 2023 avete manifestato in Piazza Vico contro un convegno che si stava svolgendo nella Camera di Commercio tenuto da un'associazione massonica. Mi sembra un convegno sulla figura del Cristo. Sì, abbiamo manifestato sotto la Camera di Commercio a Piazza Vico per contestare quello che è stato praticamente un convegno per noi offensivo nei confronti del Cristo, del divinissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo, perché trattava, legava il divinissimo nome a temi di magia ed esoterismo, proprio il titolo Gesù di Nazareth, Miracoli o Magia. Ecco, noi questo non potevamo tollerarlo e quindi abbiamo deciso di scendere in piazza. Come avete protestato? Come abbiamo protestato? Innanzitutto per noi era fondamentale far sentire la voce ai cittadini affinché si rendessero conto, ma ancora più importante, rivolgere la nostra voce all'Altissimo. Abbiamo recitato una coroncina angelica, quindi rivolta ai 9 cori celesti, in riparazione di quello che noi consideriamo, di quello che è un peccato. E qual è stata la risposta dell'autorità ecclesiastica? So che avete scritto una lettera. Sì, abbiamo scritto in realtà una serie di mail all'autorità ecclesiastica. In realtà non abbiamo ricevuto grandi risposte e nemmeno grande risalto da parte della stampa. Tuttavia, noi abbiamo scritto queste lettere, ci ha fatto queste mail, però ci ha fatto piacere sapere che due chiese, due parrocchie, hanno anche loro, questo a Chiriscalo e a Madonna delle Piane, organizzato delle preghiere di riparazione. Allora, lei è un cattolico tradizionalista, ma è fedele al Papa? Io sono cattolico, quindi sono fedele al Papa, certamente. Ringraziamo Francesco Elia De Petris, segretario cittadino di Chieti di Forza Nuova. Da Cristiano Vignale è tutto per la notizia.net. Grazie.